Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo dell'angolo dietro. Nella stessa maniera in cui in uno spazio bidimensionale, per esempio, se prendiamo tre punti, no? Creandoli con lo strumento punto, il punto A, il punto B, il punto C, vedete che i punti sono scritti in lettera maiuscola, e poi, per esempio, ci facciamo passare due rette, no? Nella stessa maniera in cui in uno spazio bidimensionale vedete due rette che si incontrano, creano un angolo, e questo angolo con lo strumento angolo lo andiamo a descrivere. Vedete ad esempio questo angolo qua è di 90 gradi. E così, per esempio, in uno spazio tridimensionale, se si incontrano due piani, si crea un angolo nello spazio che si chiama dietro. Allora andiamo a utilizzare il pannello dei grafici 3D in GeoGebra. Clicchiamolo, eccolo qua. E vediamo che gli stessi punti, vedete, praticamente si possono sviluppare anche nel pannello 3D. Vedete, questo è, prendiamo lo strumento muovi, è l'angolo di 90 gradi. Se noi prendiamo il punto, no? L'angolo può essere acuto se è inferiore a 90 gradi, può essere ottuso se è superiore a 90 gradi, se è 90 gradi è retto, e poi c'è l'angolo giro se è 180 gradi, e se è 360, diciamo, scusate, l'angolo piatto se è 180 gradi, l'angolo giro è 360 gradi. Nella stessa maniera noi, se prendiamo un quarto punto, per esempio prendiamo lo strumento punto e lo descriviamo, lo inseriamo nell'asse Z, quindi nelle terze dimensioni, e poi prendiamo lo strumento piano e piano per tre punti, vedete che noi individuiamo con B, A, e questo punto qui D, il primo piano, e vedete che lo chiama con la lettera minuscola A. Andiamo a dargli un colore diverso per poter verificare dopo l'incontro dei due piani in maniera differente. Andiamo a vedere, un attimo, gli diamo un colore diverso, diamogli un colore di questo tipo, perfetto. Se noi adesso costruiamo sempre con lo strumento piano per tre punti un secondo piano con i punti C, A e D, vedete, nella stessa maniera in cui in uno spazio bidimensionale due rette che si incontrano facevano un angolo, l'angolo alfa, nel mondo tridimensionale, se si incontrano due piani, vedete questi due piani qua, creano un angolo dietro. L'angolo dietro quindi è un angolo che va nello spazio. Nella stessa maniera ci sono, per esempio, diedri retti di 90 gradi, diedri acuti al di sotto dei 90 gradi, diedri ottusi al di sopra dei 90 gradi, poi ci sono i diedri piatti, 180 gradi, e diedri giri. Se noi, vedete, prendiamo uno dei punti, possiamo modificare. Quello che dobbiamo capire è che in questo particolare angolo, che è un angolo nello spazio, ci sono punti interni e ci saranno punti esterni, ma questi due piani che noi vediamo qui per semplificazione in GeoGebra terminare in realtà non terminano, quindi è un'entità, diciamo, quasi quasi infinita. Quindi molte delle caratteristiche degli angoli diedri nello spazio sono le stesse degli angoli, diciamo, nelle due dimensioni. Ad esempio, ci sono angoli complementari, cioè angoli diedri che sommati danno 90 gradi, poi ci sono angoli supplementari che sommati danno 180 gradi, e ci sono angoli diedri esplementari quali sommati danno 360 gradi. Hanno le stesse caratteristiche questi angoli, solo che si sviluppano nello spazio. Poi ci sono angoli diedri congruenti, consecutivi, adiacenti ed eccetera. Voi sapete che in questo tipo di guide che facciamo noi facciamo vedere come si costruiscono delle entità geometriche o trigonometriche in GeoGebra, ma se uno vuole un approfondimento, per esempio dal punto di vista matematico, algebrico, geometrico, può andare in un sito come in un canale come quello di Amica Math, e noi metteremo un video, il link del video, e potrete avere un approfondimento più preciso su ciò che sono i diedri. Noi abbiamo fatto vedere come si creano in GeoGebra utilizzando i tre punti, mettendo il quarto punto nell'asse Z, utilizzando il pannello 3D, e abbiamo fatto vedere come, nella stessa maniera in cui nello spazio bidimensionale due rette si incrociano e creano un angolo, in realtà nello spazio due piani nella stessa maniera si incrociano grazie a questa retta che viene chiamata, ad esempio, retta origine o spigolo, creando questa particolare figura geometrica che è l'angolo nello spazio. Allora, il video finisce qua. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Vi ricordo che nelle descrizioni ci sarà
il link a questo video del canale YouTube Amica Matt, molto interessante, che potete vedere se volete approfondire l'argomento di Edri. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.